L'esordio più pesante del solito, quello di questa sera con la band che è nostra ospite qui alla seconda parte di Aspettando il 2 luglio, Cavalieri Vocianti, ma altrettanto d'impatto direi, così come d'impatto la tematica che discuteremo questa sera tra un po' insieme ai nostri ospiti. Parleremo di viabilità urbana nella nostra città, a Matera, a che punto è la nostra viabilità, quali sono i disagi, quali sono i pregi, quali sono i difetti. Ne parliamo tra un po', subito dopo aver visto la scheda di presentazione delle buone maniere realizzata dal collettivo Sofoco. Strumento. Lucio, voce. Domenico, basso. Nicola, chitarra. Pasquale, voce. Roberto, batteria. Genere? Un alternative pop misto a un metal crossover. Sia melodia del pop, però allo stesso tempo c'è l'aggressività del metal. Ci sono pezzi in cui subentra molta rabbia, pezzi in cui subentra molta dolcezza, rancore. Perché buone maniere? Perché oggigiorno per fare qualcosa bisogna usare sempre le buone maniere. Perché ovviamente con le buone maniere al giorno d'oggi si ottengono le cose, o la maggior parte delle cose. Qual è il tuo ruolo caratteriale nella band? Sono quello che ascolta e mette in pratica ciò che sente dai compagni, sentendo le varie opinioni. Le prime sensazioni che mi vengono in mente cerco di proporle e se piacciono vengono lavorate. Rompicoglioni. Deciso, taciturno e impulsivo. Quello silenzioso. Thank you.
ogni mio giorno. Stringimi ancora com'è quella volta in spiaggia con la luna in una notte d'estate. Stringimi ancora com'è quella volta in spiaggia con la luna in una notte d'estate. Aspettando il 2 luglio, questa sera abbiamo le vibrazioni, le buone maniere, che poi con le buone maniere si ottiene tutto, però poi alla fine pestate o no? Alla fine sì, con le buone maniere si ottiene tutto, quindi è il modo più preciso per far capire come bisogna comportarsi nella vita se si vogliono ottenere le cose. E come bisogna comportarsi nella vita se si vogliono ottenere le cose? Diamo questo consiglio. Sempre eleganti e sempre incisivi. Elegantemente. Una regola ferrea, molto molto rigida. È conciso. Ci spostiamo da questa regola, che ovviamente il nome è nato da questo discorso che fortunatamente siamo riusciti a portare a termine, quindi alla fine è nato questo nome, Buone Maniere, grazie anche al nostro chitarrista Nicola Sant'Antonio, che è l'artefice del nome. Che è doveroso conoscere a questo punto Nicola Sant'Antonio, perché con la sua mimica. E io sono lieto appunto di parlare con lei, signor direttore. Assolutamente, non mi chiami direttore perché altrimenti mi mette in imbarazzo. No, sai che non è così. Lei è sempre il mio preferito e continuo a dire che è un grandissimo incrocio tra Paolo Bonolis e Fiorello. Dai, no, veramente troppo buono. Altro che caffè pagato domani, altro che caffè pagato. Sergio. Allora prendo la parola se non ti dispiace, certo, un attimo, sai, perché proprio è arrivata una mail in questo momento sul sito www.cavalierivocianti.com, quello che vi pare a voi. C'è scritto per Mimma Maranghino e noi lo leggiamo proprio, lo rendiamo pubblico nonostante sia solo per Mimma. C'è scritto ciao Mimma, qui Angelo Cannarile, stranissimo vedervi tutti lì, tu Sergio, Saverio, mio fratello Pasquale, Nicola, Domenico, Roberto, Michele, detestata nucleare, il maestro Gianni Fossanova. Dice a Sergio se riesce a sfottere Gianni in diretta chiamando lo maestro Fossanova. Lo facciamo subito. Maestro Angelo. Fossanova, e questo ragazzo, Angelo. Questo ragazzo. Noi un tempo, anziché maestro Fossanova, lo chiamavamo, non ce ne voglia la curia, il Gesù Cristo della sette corde. Ah, perché sì, un tempo suonavi anche la sette corde. Tu mai suonata? Mai suonata la sette corde. Era Nicola Sant'Antonio. Sant'Antonio. No, scherzavo, Gesù Cristo della sei corde, perché effettivamente lui è il vate quando si parla di chitarra a Matera. Cerchiamo, effettivamente possiamo confermare questa cosa. Figlio d'arte, ha il papà, cioè, che è un grandissimo contrabbassista. C'è di meglio, insomma. C'è di meglio? Sì, sì, sicuramente. Tu non mi hai mai sentito suonare la chitarra? No, perché avresti la dimostrazione reale che io ho un giro di do che come lo faccio io, signori, anche a casa, se volete poi lo facciamo insieme. Nel senso, lui ogni volta che viene qua a gira di do, capito? Cioè, gira di qua, capito? Giro da do, diciamo. Non per niente. Esatto. Allora, l'appuntamento è a domani sera, sempre alle 20:30, sempre su TRM. Vi salutano le buone maniere. Mi chiamo Rosso, sono la mia...
di canto.